Allora, bene, cari amici, benvenuti a questa nuova diretta sulla pagina Vox Italia. Ricordiamo a tutti che Vox Italia è un'associazione di cittadini, di elettori, di imprenditori, di professionisti che hanno come unico intento quello di riuscire a riportare l'Italia ad essere uno Stato sovrano, quindi uscire dall'Unione Europea e dall'euro sono i nostri obiettivi primari. Ma oggi non parleremo di questo, in quanto oggi accadono cose ben più meno pesanti dell'euro e dell'Unione Europea, ma allo stesso tempo più brutte dal punto di vista sociale. Parliamo di ciò che sta accadendo, infatti, con il governo italiano, con queste cosiddette riaperture e questo coprifuoco che ha un sapore un pochino, in qualche modo, dittatoriale. Ne parliamo con tutti i laureati e avvocati, laureati, quasi laureati in giurisprudenza. Eccoli qua. Abbiamo l'avvocato in ordine per apparizione Marco Mori, l'avvocato Giuseppe Sottile e il futuro avvocato, quasi sicuramente, Marco Dialuce. Ciao Marco, ciao, come Ciao a stai? tutti, ciao, grazie di cuore per l'invito, grazie. Ciao a tutti, Grazie a te per Marco. aver partecipato e per essere qui con noi. Quindi, io direi di partire subito con i nostri due avvocati di Vox Italia, Marco Mori e Giuseppe Sottile, per analizzare quello che è il famoso decreto del governo Draghi, giusto? Giuseppe, vuoi intervenire tu? Sì, inizio io. Io vorrei, ecco, dare insomma, una breve lettura, qualche articolo di questo decreto che si chiama, lo hanno chiamato, poi hanno una grande fantasia con questi nomi, lo hanno chiamato decreto riaperture e chi sente questo nome immagina che a un certo punto dal 26 aprile o dal 1 maggio tutto debba riaprire. In realtà, se noi andiamo a leggere il decreto, non riapre nulla. Cioè, di fatto c'è una serie di scansioni temporali in cui alcune situazioni dovrebbero migliorare, ma dipendono sempre, sempre dall'andamento, ecco, così dicono loro, dall'andamento della pandemia. Ecco, vorrei iniziare subito, ad esempio, con l'articolo 1 di questo decreto. L'articolo 1 dal titolo Ripristino della disciplina delle zone gialle, ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. E già l'articolo 1 la dice lunga, cioè in realtà proprio l'articolo 1 che dovrebbe parlare delle riaperture, in realtà Si dice invece il contrario. dice esattamente il contrario. Pensate che il comma 2 di questo articolo dice che dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1,2 del decreto 1 aprile 2021 numero 44 e sono conseguentemente consentiti, pensate un po', sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome che si collocano nelle zone bianche e gialle. Quindi, se vi trovate in una zona bianco gialla, allora potete uscire. Da premettere che in questo momento non c'è nessuna zona bianca. Né sappiamo, o comunque questo decreto non disciplina, che cosa succede in zona bianca. Teoricamente la zona bianca è una zona neutra, è la zona migliore che potremmo avere, quindi non dovrebbero esserci chiusure, non dovrebbe esserci il coprifuoco, ad esempio, sì. Dovrebbe poter andare al ristorante, in palestra, ma questa cosa non è disciplinata da nulla, perché allo Stato noi non abbiamo zona bianca. Se vi ricordate, c'è stato un periodo in cui c'era la Sardegna, che era zona bianca, no? Ricordi Marco, la Sardegna zona bianca, ma non mi pare, anche lì comunque si stava con la mascherina, i locali chiudevano ad un certo orario, quindi in realtà non è che si capiva bene qual era la differenza di questa zona bianca. Oggi pensate, la Sardegna da zona bianca è diventata zona rossa. Sarà, credo, arancio dal 3 maggio in poi, ma allo stato la Sardegna, che era zona bianca, è zona rossa. Questo per farvi capire la schizofrenia, perché voglio dire, è passata come avete presente il Monopoli, no? Cioè vai direttamente in prigione senza passare dal via. Cioè io ricordo che la Sardegna da bianca
passò direttamente a rossa senza cioè, sicuramente un motivo loro ce l'hanno, ma non è comprensibile. Perdonami se ti faccio questa domanda, tu hai letto tutto il decreto chiaramente, quindi lo conoscerai a menadito, ma c'è almeno una rilevanza scientifica, qualcosa che ha a che fare appunto con una medicina o scienza che possa essere collegato alle misure prese in questo decreto, o è stato fatto tutto ad minchiam, per utilizzare un termine non proprio consono? Ti rispondo subito leggendo quello che è il quarto comma dell'articolo, perché dell'articolo 1, perché il quarto comma dice questo: dal 1 maggio al 31 luglio 2021 i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, eccetera, eccetera, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 che riguarda le scuole, in due casi: a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 200 casi ogni 100.000 abitanti, e adesso spiego che cosa significa; b) nelle aree in cui la circolazione delle varianti determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave. Che non significa praticamente nulla, perché dico, non è che capiamo bene qual è il discorso delle varianti, né quale siano più pericolose o meno pericolose. Si parla della variante indiana, però ad esempio gli indiani continuano ad arrivare in Italia. Non è per far capire, Giuseppe, per far capire praticamente, loro in questo comma di cui ti sta parlando, tecnicamente potrebbero sfruttare qualsiasi variante tirata fuori ad mutsum dai comitati scientifici e dire scusatemi, ma questa vale per quel comma lì, quindi dobbiamo restare chiusi, giusto? C'è la variante, esatto. Non solo, ma anche l'incidenza, se fate bene attenzione, guardate come è strutturata. Cioè, in pratica, nelle province in cui c'è un'incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, che se voi pensate bene, c'è 250 casi ogni 100.000 abitanti, in un comune di media grandezza, ad esempio 25.000 abitanti, sono 63 casi. Cioè, certo, se in una settimana ci sono 63 casi nuovi, ok, quella provincia, quel comune può essere dichiarato dal presidente o dal governatore regionale, può essere dichiarata zona rossa. Ma, e Marco Mori su questo si è sempre battuto, perché dice: ma guardate che l'aumento dei casi dipende dall'aumento dei tamponi. Cioè, se a un certo punto in un comune di 25.000 abitanti decidono di fare i tamponi a tutte le scuole, come spesso è successo, perché trovano un caso, un bambino, un ragazzo, uno studente che è positivo, allora prendono l'intera scuola. Immaginate, un'intera scuola saranno 200, 300, anche 500 ragazzi. Se iniziano con loro e i loro genitori a fargli fare il tampone a tutte, è facile che trovino 63 casi. Quindi è facilissimo che da zona gialla si diventi nel giro dal giorno alla notte si diventi zona rossa. Quindi ricordiamo anche che i cosiddetti tamponi, soprattutto per quanto riguarda numeri di cicli eccetera eccetera, non sono poi così attendibili, quindi danno delle false positività che potrebbero, come tu stesso hai predetto, aumentare il numero di contagiati e di conseguenza consentire al governatore della regione di chiudere tutto. Marco Mori, tu questa storia la conosci a menadito, perché sei un lottatore da questo punto di vista, te ne freghi di zone rosse, gialle, arancioni, blu, vai giustamente in giro quando ti pare, perché difendi la tua libertà garantita dalla Costituzione, giusto? No, questo è doveroso, ti dico, ormai, salvo quando mi capita qualcosa per ragioni di lavoro, difficilmente mi informo su quello che è stato deciso nell'ultimo provvedimento del governo. Tanto sappiamo qual è il trend, sappiamo qual è l'indirizzo, conosco, mi pare di ricordare, insomma, cosa c'è scritto sulla Costituzione, per cui sinceramente non mi interessa. Sarei ancora più incline a fare quello che voglio se ci fossero anche dall'altra parte più attività disposte a rimanere aperte, perché poi
banalmente il discorso del coprifuoco d'estate sarà molto semplice violarlo, perché è piacevole anche farsi una passeggiata o starsene in spiaggia dalle nostre parti, ma d'inverno sinceramente se sono chiuse le attività vado a rischiare il congelamento, non mi sembra qualcosa che è molto praticabile. Quando capita di essere in giro comunque per un motivo o per l'altro dopo le 10 si trova sempre purtroppo il deserto, e questo è abbastanza sconfortante. Da lì cercare, come ho invocato nell'ultimo mio video e come altri stanno provando a fare dal 1° maggio, cercare di iniziare a fare proteste in tutta Italia. Dopo le 10 bisogna uscire. Bisogna uscire anche perché, se vogliamo, tra tutti i provvedimenti che sono stati emessi, quello su cui veramente, salvo voler fare una sentenza politica, non si può discutere circa l'illegittimità è proprio il coprifuoco. Cioè, il coprifuoco è reato, cioè, è proprio reato averlo messo. Cioè, poteva esserci, guarda, anche la peste bubonica da fuori, ma non potevi farlo. Esatto, guarda, a questo punto mi permetto di interromperti solo un attimo per presentare un tuo un ragazzo che ha scelto di studiare giurisprudenza grazie anche a te, al tuo esempio, e stiamo parlando di Marco Dialuce, che è da solo, neanche laureato in giurisprudenza perché sei al secondo anno, è riuscito in qualche modo ad abbattere il mostro governativo. Certo, voi direte, è una sentenza che comunque vale di per sé, ogni altra sentenza andrà, ogni altro coprifuoco violato andrà studiato in maniera diversa per ogni giudice, tutto quello che volete. Ma Marco, tu in realtà hai vinto la tua prima causa, giusto? Sì, ho vinto la mia prima causa e dico che ho conosciuto l'avvocato Mori quando io avevo 17 anni. Nel 2018 si candidò alle elezioni e mi incominciò, prima che a parlare di diritto, di economia, quindi John Maynard Keynes, e io mi sono subito appassionato tantissimo e devo dire che mi ha discostato da quell'ambiente, diciamo, del gatekeeping, perché già faceva discorsi che un ragazzo di 17 anni aveva capito benissimo. Il mio fine, perché io di ricorsi ne ho fatti molti in tutta Italia, ho delle udienze in breve, già nel mese di maggio ne ho un paio, devo dire. E magari dopo dovrei chiedere un consiglio anche agli avvocati qua, però dopo questo. Il mio obiettivo non era, diciamo, giurisprudenziale. Io non volevo una sentenza, no. Certo. Il mio obiettivo era quello di infondere coraggio, perché la gente, se non ha paura del virus, ha paura del verbale. Io l'ho sempre detto, sono carta straccia, mi hanno preso per fanatico, per anche dei miei colleghi, purtroppo a volte anche degli avvocati dicevano no, non fate ricorso, non andate dal ragazzo, però alla fine ce l'abbiamo fatta e devo dire che tanta gente ha preso coraggio, e è quello che a me interessava, questo a me interessava. Guarda, devo dire, sentirti parlare, vedere che sei così giovane e infervorato mi dà una speranza che tu non hai idea, perché spesso e volentieri ci dicono che i giovani italiani sono pigri, svogliati, non hanno voglia di fare, probabilmente ce ne sono di quel tipo, ma ci sono anche ragazzi come te che ci rendono davvero orgogliosi di questo paese, perché prendere in mano una situazione in cui giustamente tu potevi anche dire ma chi se ne frega, perché sto studiando, perché c'ho la fidanzata, perché c'ho lo sport, anche se adesso non lo faccio, per qualsiasi altro motivo, invece hai preso in mano una situazione e hai combattuto. Ed è quello che fa sempre quotidianamente Marco Mori e anche Giuseppe Sottile. Cioè, noi siamo una sorta di resistenza al pensiero unico, ed è questo che dobbiamo portare avanti. Marco Mori, giustamente sul coprifuoco, cosa, a parte il ricorrere eventualmente al giudice, ma qualora ci fermassero, cosa possiamo dire, fare, anche per evitare la scocciatura del verbale? Allora, vabbè, se ti fermano, evitare la scocciatura del verbale a parole con chi magari non condivide determinate posizioni è un po' complicato, anzi, diciamoci la verità, nel momento in cui si viene fermati, massima prudenza, perché è anche la fase che può rivelarsi più pericolosa. Io ho casi di procedimenti per resistenza, per rifiuto di fornire le generalità e altre cose di questo tipo che portano purtroppo le persone a processo. Per reazioni talvolta chiaramente sbagliate sopra le righe, a volte con un approccio, diciamo così, anche arrogante dall'altra parte. Però un approccio arrogante dall'altra parte, un cittadino non può permettersi in quelle condizioni di reagire. Quindi certamente spieghi quelle che sono le tue ragioni, poi lasci fare la gente il suo lavoro, fornisci la generalità, semplicemente tu prendi quel bellissimo verbale e lo utilizzerai per fare un ricorso. Io su questo
un po' come Marco, sto cercando di dare una mano un po' in tutta Italia, come non potendo sdoppiarmi, ovviamente prendere mandati in giro, non riuscirei a gestire il mio lavoro quotidiano, quello che faccio è mettere sul sito, oggi ho messo di nuovo un aggiornamento, dei piccoli facsimile di ricorso, delle bozze su cui una persona fa un bellissimo copia e incolla, mette i suoi dati e si fa l'impugnazione a costo zero, senza dover andare neanche a chiedere un parere a un legale, perché giustamente se qualcuno viene in ufficio e ti chiede un parere è ovvio che tu venga pagato, ma in questo modo le persone si tolgono almeno la paura di avere delle spese ulteriori. Rimane, come diceva giustamente Marco, la paura del verbale, che è l'enorme freno in questo momento a una vera ribellione su queste misure illegittime, però noi cerchiamo nel nostro piccolo di convincerli che il gioco vale la candela, e poi devo dire che 400 euro valgono ben la mia libertà. Poi io capisco, se ne prendete 10 vi limiterete un po', lo comprendo, cioè non lo farete tutte le sere, però un rischio di prendere qualche verbale credo che lo possiamo correre tutti, soprattutto appunto sul punto coprifuoco, dove veramente, cioè, non è interpretabile diversamente, cioè o un giudice è un fanatico della propaganda di regime, o un giudice, quindi qualcuno che non è adatto alla professione, perché non sa scindere le proprie opinioni personali dal diritto. Io posso essere anche non d'accordo su un argomento, ma se devo applicare la legge devo astrarmi da quelle che sono le mie opinioni personali. Un magistrato questo deve fare, deve applicare la legge. Se un giudice non sta a astrarsi e quindi la pensa diversamente, decide contro Costituzione, ovviamente farebbe bene a fare dell'altro nella vita. Perché mentre magari possiamo veramente discutere per ore sul discorso mascherine e altro, legittimità o non legittimità, perché l'inquadramento giuridico all'interno della libertà personale e trattamento sanitario può essere discutibile, non possiamo discutere su un obbligo di permanenza domiciliare o su degli arresti domiciliari. Perché dalle 22 alle 5 a casa ci sta chi ho come cliente che ha gli arresti domiciliari, che può lavorare durante il giorno. Cioè, di cosa stiamo parlando? E quelli hanno commesso dei reati, quindi c'è una pena. E l'articolo 13 della Costituzione dà la doppia garanzia. Non solo la riserva di legge assoluta, violata più volte dal governo Conte e da Draghi, ma anche l'ordine motivato dell'autorità giudiziaria, che è indispensabile per un provvedimento limitativo della libertà personale. E ripeto, questo trascende dalla mia valutazione sul discorso Covid, non c'entra niente. Cioè, se anche fuori ci fosse un virus, una mortalità 100%, uno Stato, se è una democrazia, e noi lo siamo, o perlomeno lo siamo su carta, quantomeno, non può in nessun modo imporre ai cittadini di stare in casa. Ti dice, guarda che fuori è pericoloso, ti dà un incentivo, non ti può imporre niente. Non esiste, sì, democrazia non si può fare. Ma materialmente, la persona che decidesse di seguire il nostro esempio e quindi di provare a svegliare gli altri anche facendosi un giro dopo le 22 per dimostrare che non c'è alcun tipo di pericolo e dovesse essere appunto fermata, che cosa deve fare? Deve firmare, non deve firmare? Firmare o non firmare non mi cambia nulla, l'importante è che ritiri il verbale se c'è contestazione immediata, perché chiaramente il mancato ritiro del verbale in quel caso equivale comunque a notifica, su questo c'è Cassazione a sezioni unite, quindi non ne usciresti, perderesti 30 giorni per poter fare il tuo ricorso con le memorie alla prefettura. Fai le tue memorie alla prefettura, dopodiché a quel punto ti giochi questa fase che è a costo zero, soprattutto se utilizzate le bozze che già ci sono, quindi potete fare da soli, spedite il vostro bel ricorso, meglio con raccomandata con ricevuta di ritorno, che è il metodo più sicuro anche rispetto a una PEC per chi non ha una possibilità di firma digitale, spedite tranquillamente il vostro ricorso, poi la prefettura deciderà. E vi dico, in questo momento non so su altre zone di competenza, posso dirvi che ad esempio in Liguria le prefetture accantonano i ricorsi. Cioè non li decidono, perché poi di fronte all'eventuale ordinanza di ingiunzione vai davanti al giudice di pace, dove c'è una grossa paura di creare molti precedenti, ovviamente favorevoli, o meglio, contrari al governo e quindi favorevoli ai cittadini. Questo perché più precedenti ci sono, più si crea l'effetto deterrente della paura a violare queste norme, che comunque è un effetto imponente. Io non credo, ripeto, che la maggior parte della popolazione ormai sia d'accordo con certe misure, però non si vedono questi ribelli in giro perché c'è questa grossa paura di sanzioni. È chiaro che il comportamento deve essere questo, lo impugni, l'ho fatto anch'io, una l'ho presa anch'io, stranamente solo una, nonostante che faccio veramente tutto quello che mi pare, però non è che poi i controlli siano così tanti ormai, c'erano magari a marzo quando veramente non c'era nessuno in strada, ora c'è veramente poco, l'ho presa una, me la sono tranquillamente impugnata e fine del discorso. Non ho pagato nulla, questo è un altro aspetto centrale, figuriamoci se pago, se faccio ricorso, non ci penso neanche, tanto prima che si muovano per le esecuzioni ci mettono secoli, e arriverò sicuramente a un esito prima di un'eventuale azione esecutiva.
Poi voglio ribadirlo ancora, cioè stiamo parlando della libertà personale, cioè non esiste una sanzione che mi può fermare a difendere la libertà personale, neanche se mi mandi in galera, devi avere il coraggio di comportarti da dittatura se vuoi esserlo. Quindi mi arresti, mi sbatti in galera, almeno io so che sei una dittatura, la prossima volta ragionerò di conseguenza e saprò come comportarmi, capirò che il diritto non è più utilizzabile, ad esempio. Però cioè, non esiste al mondo che io debba accettare limitazioni della libertà personale, che ripeto, possono essere fatte solo su base facoltativa. È un po' come se d'estate, vi faccio un esempio, quando vi dicono che c'è l'ondata di calore, e cosa dicono? Consigliamo agli anziani di stare in casa. Perfetto, consiglio, benissimo, va benissimo, è lecito. Non ho mai visto l'esercito sotto casa del pensionato che non lo fa uscire perché ci sono 40 gradi. Saranno stracci suoi se lui vuole uscire, vivere e correre il rischio di crepare. Saranno fatti suoi, ecco, questo è il concetto. Giusto. Poi tu mi dici che questo non si può fare perché non c'è una sanità adeguata? Peggio ancora, allora la tua scusa è ancora peggiore delle azioni che hai fatto, perché la sanità l'hai distrutta tu con gli anni di tagli, e in un anno non hai fatto niente. Cioè, noi poi, adesso torniamo un attimo sui temi economici, perché poi sono centrali, ma ci rendiamo conto che questi con la banca centrale, comunque, al di là del fatto che noi vogliamo uscire, lo sappiamo, con un click potevano creare tutta la moneta che volevano, non hanno tirato fuori un cazzo di euro per tutelare le persone demolite da questa situazione di emergenza che loro hanno creato attraverso le norme di contenimento. Ma di che diavolo stiamo parlando? Cioè, bastava fare un click, ma che inflazione vuoi creare in assenza di consumi con le attività chiuse? Ti davo i soldi per campare, semplicemente questo. Non hanno dato un euro, e sempre con quest'ottica non hanno speso un euro per adeguare la sanità. Se mi dici che le terapie intensive, se lasciamo tutti liberi, si riempono e fanno tre volte tanto e non rompere le scatole. Ma cioè, tu lo sai che dire, qualcosa di assurdo. Il mantra euroinomane è simile al mantra dell'ipocondriaco. Per loro non esiste un'alternativa a quello che già c'è. E quindi se vai contro, tu sei nemico dell'esistenza intera. Qui il problema di fondo è politico, però. Certo. Perché chi detiene il capitale, cos'è che non vuole? Non vuole inflazione. Quindi anche 2 o 3 punti percentuali di inflazione dovuti a politiche espansive doverose in questa situazione non sono gradite a chi ha il grande capitale, perché perde il 2-3% del suo capitale. No, ma sai che cosa ti rispondono? Aspetta, i liberisti sai che cosa ti dicono? Beh, ma non è vero, perché con l'inflazione, aumentando i prezzi dei prodotti, allora chi ha un salario basso ci rimette di più. Questo è il loro ragionamento, capisci? Non pensano sul fatto delle rendite che sono quelle che sostanzialmente andrebbero, quelli dei rentier che perderebbero la maggior parte della quota, no? Un'inflazione normale da piena occupazione, diciamo, non certo il target del 2% di BCE al 5-6-7%, esatto. È un'inflazione benefica per il 99% delle persone. Danneggia i grandi gruppi che comunque vogliamo assolutamente danneggiare, perché sono quelli che dobbiamo prendere, spacchettare e distruggere. Distruggere in gruppi più piccoli e nazionalizzare, perché sono quelli che non devono tecnicamente esistere, perché sono la causa del problema e sono loro che decidono le politiche. Cioè, non gli è sembrato vero la questione Covid a questi gruppi, perché hanno potuto finalmente avere di fronte all'opinione pubblica un'emergenza per fare quei famosi passi avanti nelle scelte politiche che stiamo vedendo, perché ora in tutto questo caos passa in secondo piano Recovery Fund, dove Draghi sta svendendo il poco che resta della sovranità nazionale in cambio di prestiti condizionati. Esatto. Invece di poter creare moneta all'infinito a fondo perduto schiacciando un bottoncino. Cioè, questo non è stato detto da nessuno, non c'è un capo di Stato nel mondo occidentale che ti dica chiaro e tondo che di fronte all'emergenza posso fare questo. Cioè, l'Europa sarebbe ancora distrutta dopo la Seconda Guerra Mondiale se non avessero fatto politiche monetarie espansive. Allora col piano Marshall l'hanno fatto gli Stati Uniti, d'accordo, ma comunque fu fatto. Gli Stati Uniti non è che hanno chiesto i prestiti ai marziani per fare il piano Marshall, li hanno creati. Questo è. Giuseppe, ma sul discorso false riaperture, perché false riaperture? Che intendi per false riaperture? Allora, sono false riaperture perché in realtà non ci sono queste riaperture. Allora, quando noi decidiamo, ad esempio, la ristorazione, va bene? Voi ricordate che lo scorso anno, comunque, a parte quel periodo in cui era tutto chiuso, che durò un mese e mezzo se non vado errato, però poi alla fine al ristorante ci potevi andare. Certo. Ci andavi, ti sedevi con la mascherina, ti toglievi la mascherina quando pranzavi o cenavi, però tutto sommato ci poteva andare, no? C'era la distanza, insomma, avevano rotto un po' le scatole ai ristoratori
i ristoratori si erano adeguati, però tutto sommato da maggio scorso a tutta l'estate al ristorante ci andava. Ora no, perché è previsto che, ecco, guardate sui ristoratori, ecco qua, ristoratori, dal 26 aprile 2021 nella zona gialla sono consentite, perché poi usano pure termini intriganti, consentite, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena. Beh, nel rispetto dei limiti orari. Ora voi mi dovete spiegare che cosa significa, cioè, che dal 26 aprile, che vabbè, in Sicilia magari dal 26 aprile c'è, può essere, siamo quasi in estate, no? Ma da Roma in su il 26 aprile la sera immagino che faccia freddo, come fai a cenare fuori o anche a pranzare fuori, perché magari tu arrivi, prenoti il pranzo, poi si mette a piovere, dove vai? Giuseppe, quindi, posso sottolineare una cosa, sì, di quello che hai detto, cioè di nuovo ancora di più rimarcare il consentite, ma ci rendiamo, sì, conto, bravo, che c'è un esecutivo che ti mette le cose al contrario, casomai mi vieti qualcosa, non puoi dirmi che è consentito ciò che è normale fare. È folle usare questa terminologia, non può, secondo me, essere un rimarcato 200 volte, è un termine inaccettabile in un provvedimento. Consentite, ma cosa mi consenti? Cioè me lo prendo, me la prendo la libertà se tu non me la restituisci. Cioè non esiste mi consenti di tenere aperto e lavorare, ma cosa stiamo dicendo? Cioè proprio anche una terminologia veramente che è irricevibile. Però Marco, che cosa ti fa capire questo? Che tipo di lavaggio del cervello hanno fatto in questi anni? Ci stanno abituando a un regime. Esatto. A un regime. Sì, a un regime dove le concessioni devono essere viste dal popolo scodinzolando. Guardate che dal punto di vista del precedente è gravissima questa situazione. Sì. Anche perché, come ricordava anche prima Giuseppe, alcuni aspetti lasciano poi ad ambiti discrezionali enormi. Proprio il discorso della variante. La variante non è che te la viene a dire il CTS che c'è. Sarà sugli organi di stampa. Cioè uscirà fuori dalla stampa che c'è la variante uzbeka e a quel punto devo toglierti i diritti perché c'è la variante uzbeka, io governatore regionale mi erigo a sceriffo e chiudo. Cioè adesso oggi la Sicilia ha fatto un provvedimento sul pass, cioè contro Costituzione, sono partiti così anche lì. Cioè è una follia, visto che le regioni chiaramente neanche quella statuto speciale possono andare contro l'articolo 120 della Costituzione. Ma è tutta una serie di cose che noi continuiamo ad accettare ed è per questo che io insisto sul fatto che la gente sia visibilmente ribelle, certo, perché se non c'è a questo punto una, bravo, ribellione visiva, effettiva, quindi pacifica, perché se non fosse pacifica sarebbe addirittura controproducente, consentirebbe alla dittatura di stringere ancora più il cappio, pacifica secondo quelle maglie ancora democratiche che abbiamo nel nostro sistema, ma deve essere visibile e deve creare emulazione, se no vanno avanti e a quel punto la dittatura sarà sempre, perché qualsiasi forma emergenziale consentirà la soppressione dei diritti. Cioè, oggi ho sentito un'altra notizia sulle Hawaii, se non sbaglio, lo stato delle Hawaii che ha tirato fuori l'emergenza climatica, il primo stato degli Stati Uniti a tirare fuori l'emergenza climatica. Cioè, capite che tipo di precedente abbiamo creato? E qui parliamo di una malattia comunque a letalità, lo dicono i dati ufficiali, 0,05, più o meno sotto i 70 anni è questa, ancora, sì, meno per i più giovani. Quindi, quale sarà il confine di ciò che consente l'eliminazione dei diritti fondamentali? Ecco, si è passata una soglia, i diritti fondamentali non potevano essere toccati mai di fronte a nulla, mai. C'è solo lo stato di guerra come previsione in astratto costituzionale che comunque non consente tutto, e lo scibile umano, la gente in casa non la potevi chiudere neanche in quel modo, ma vabbè, quello è l'unico strappo, una situazione del tutto eccezionale, sul resto non si può fare, e averlo accettato crea un precedente che mette in pericolo la stessa sopravvivenza della democrazia. Colleghiamoci a tutto il resto che ben sappiamo, no? Con i risultati che poi sono sotto gli occhi di tutti, insomma, visto che eravamo già in dittatura finanziaria. Tra l'altro sul pass c'è veramente tanto da dire. Ecco, intanto però vorrei chiarire una cosa che non tutti sanno. Ad esempio, il discorso del pass, nel decreto, ad esempio, non sta scritto nulla a proposito dei motivi di spostamento, perché in realtà bisogna anche capire bene. Se tu ti sposti da una regione all'altra, arancio, rosso, di qualsiasi colore, per motivi di salute, di lavoro, di necessità, non hai bisogno di nessun pass. Questo deve essere chiaro, perché in questo decreto, e secondo me è stato fatto apposta, è stato fatto scientificamente, non si dice nulla su questo, si dice soltanto che se tu ti devi spostare da una regione all'altra,
se sono regioni arancione o rossa hai bisogno del pass, va bene? Ma in realtà il non detto è che comunque poi ci sono le FAQ che spiegano, ma chi è che va a leggersi le FAQ del ministero, chi è che va a leggersi queste cose se poi nella stampa la grande informazione ti dice che per spostarsi hai bisogno del Green Pass. Ecco, chiariamo questo: per spostarsi per motivi di salute, per motivi di lavoro o per motivi di necessità, dove secondo me ci rientra veramente tutto, tu puoi spostarti senza nessun pass, quindi non hai bisogno di essere vaccinato, non hai bisogno di aver contratto il virus e di essere guarito, non hai bisogno di fare il tampone perché ti dura 48 ore. Chiarito questo, il pass per gli spostamenti è una cosa altamente incostituzionale, perché non è previsto da nessuna parte la limitazione della libertà di circolazione. È prevista una limitazione specifica, cioè in una determinata zona, in una determinata area tu non puoi entrare, questo può essere fatto, ma non è previsto da nessuna parte e non può essere previsto con qualsiasi legge, dovrebbe essere modificata la Costituzione, non è previsto uno spostamento, un divieto di spostamento in generale. Quindi il pass è altamente incostituzionale. Dopodiché si pongono dei problemi. Allora, intanto, posto che i vaccini vanno a rilento, e lo sappiamo tutti, se io, mettiamo che io lo volessi pure fare il vaccino, lo voglio fare, ma non sono in quelle categorie che in questo momento possono ricevere il vaccino, oppure non arrivo, non, cioè siamo ancora là per il piano dei della vaccinazione, sappiamo che va a rilento, mentre in Inghilterra, mentre la Gran Bretagna che è uscita dall'Unione Europea già sono arrivati ad aver vaccinato oltre il 50%, noi in Italia siamo ancora molto a rilento. Quindi ammesso che io mi voglia vaccinare, però in questo momento non riesco perché non sono tra le categorie vaccinabili, allora io in questo momento non mi potrei spostare, dovrei necessariamente fare il tampone. Ora voi immaginate una famiglia come la mia, no? Di 4 persone, 2 adulti e 2 bambini. Io decido di andare in vacanza sulla costiera amalfitana, quindi la Sicilia è zona arancio, per uscire ad andare in un'altra regione, zona gialla, io dovrei, posto che non siamo vaccinati, nessuno di noi fortunatamente ha preso il Covid fino adesso, quindi dovremmo fare tampone. 4 persone. Un tampone quanto costa? In media costa su 20 euro, 22 euro, quindi noi dovremmo spendere per partire 100 euro e prima di rientrare altri 100 euro. Quindi la mia vacanza già costa di partenza 200 euro in più. Quindi mi volete spiegare in base a che cosa, cioè in base a quali principi, in base a quali criteri si fa una cosa del genere? Altra cosa, i bambini. Per i bambini al momento non mi pare che sia prevista, poi ci arriveranno, io sono convinto che ci saranno, ma non pare che per i bambini in questo momento sia prevista una vaccinazione, giusto? Poi tra l'altro l'incidenza del Covid nelle giovani generazioni sembra bassissima, comunque non si sono manifestati grandi casi gravi tra i bambini, tranne qualche eccezione, sarà pure successa per carità. Ma questo che cosa vuol dire? Quindi che anche i bambini devono necessariamente essere vaccinati oppure devono aver fatto il Covid o altrimenti devono necessariamente fare il tampone? Ecco, ci sono tutta una serie di cose che sono veramente incomprensibili. Questa del Green Pass, come lo chiamano loro, altro nome da scienziati, è veramente una grande porcata. È veramente una grande porcata perché è totalmente incostituzionale. Aggiungiamo. Ma perché allora i partiti tipo la Lega lo stanno sostenendo? La domanda io la farei ad uno dei tanti tifosi della Lega, però sulla Lega possiamo anche dire altro, no? La Lega raccoglie le firme contro Speranza e poi lo salva. Bellissimo, ragazzi ma stiamo raggiungendo dei livelli di teatro dell'assurdo di Ionesco, sì. Ma voi non vi rendete conto? I nostri politicanti
lo fanno apposta, perché in questo periodo di tristezza, di chiusure, di pandemia, questi teatranti fanno queste cose per renderci felici, per farci sorridere. Siamo noi cattivi che vediamo il marcio in queste loro azioni. Cattivo, Giuseppe, cattivo. Vai, continua pure. No, scusami, facciamo intervenire Marco, perché è giusto far parlare i giovani. Noi siamo, ormai possiamo considerarci... Sì, concludo Mario su Salvini. Salvini è anche quello che si batte contro il coprifuoco per avere un'ora in più, per poter uscire fino alle 11, ma anche qui sull'ordine del giorno per abolire il coprifuoco, assieme a Forza Italia vota no, vota contrario, e ci viene a dire che tanto o si è astenuto, aspetta. Non è vero. Forse si è astenuto, eh? No, non hanno votato. Non hanno votato, esatto. Non hanno votato, che è come il non voto equivale a votare sì, perché se certo, ma tu devi anche capire che poi Borghi e Bagnai agli elettori non è che gliela devono intorta bene, cioè noi non abbiamo votato perché tanto, cioè la strategia sì, è quella, capito? Loro hanno la strategia, tanto che se la portano avanti. Se andiamo a vedere i numeri, se loro assieme a Forza Italia avessero votato e avessero votato a favore, il coprifuoco sarebbe stato abolito, perché avrebbe vinto la mozione, cioè avrebbe vinto l'ordine del giorno che aboliva di fatto il coprifuoco, che è stata proposta dalla Meloni. Anche qui c'è da dire, io sono convinto che già si erano messi d'accordo prima, no? Dice, vabbè, tanto noi la poniamo l'ordine del giorno, ma tanto voi non votate, per cui dico, non passerà. È tutto un teatro fatto di pagliacci. Questo c'è, il Parlamento oggi è composto da un certo numero di pagliacci, è inutile che ce lo nascondiamo, perché è così e lo dirò fino alla morte. Voglio sentire Marco, che è così giovane. Dunque, tu Marco non hai vissuto come noi tre l'epoca della lira, quindi prima di questa sventura disgraziata che si chiama Unione Europea ed Euro. Tu però presumibilmente hai una tua idea anche su questo, cioè tu sei probabilmente, come Marco Mori, un sostenitore dell'uscita, giusto? Certo, certamente, certo. Ecco, ti voglio chiedere, i tuoi coetanei sono con te o nella maggioranza sono contrari alla tua idea? Ecco, questo è un tema molto caldo. Faccio una notazione per quanto si stava dicendo prima. È realissimo. Quelli che prima erano diritti ora sono concessioni con la condizionale, e quello è chiarissimo. Io penso che sia stato determinante in tutto questo il lockdown di marzo scorso, insomma, del 2020, perché prima ci hanno detto non era nulla, quindi c'era un buono. Questo fischio nell'orecchio, il Covid, il coronavirus, abbracciato un cinese e poi di colpo l'incubo. E quindi lì ci hanno dato, diciamo, una sbornia mentale, psicologica, che ci ha resettato la memoria riguardo diritti, libertà, storie, ok. Riguardo i miei coetanei, questo è molto duro. Io sono stato sempre attivo. Da quando sono ragazzino io mi occupo a scuola per qualsiasi lotta. Io sono sempre un guerriero, diciamo. I miei giovani non hanno memoria storica e sono molto passivi, disinteressati, che è la cosa forse più dilaniante per la democrazia in questo paese, perché parli di moneta, gli dici ma guarda che qua non c'è un lavoro un domani. Quando io avevo il terrore che imponessero il coprifuoco, che è poi è stato imposto col DPCM del... Capisci che fra forse una settimana già era tutto chiuso, ma perlomeno due passi, no? Cioè, una passeggiatina tu te la puoi fare la sera, che già è qualcosa, già sarebbe qualcosa. E rispondevano in maniera molto, molto passiva, ma sai, molto vaga. E adesso però qualcosa si è smosso, perlomeno tra i miei colleghi in università, tra i miei amici, perché mi davano un po', diciamo, ma tu sei esagerato, ma cosa stai dicendo, ma che... No, ma c'è un decreto legge che legittima tutto, mi dicevano sta roba, no? Come se un decreto legge possa avere un'efficacia differita. Però nulla, c'è una resa incondizionata da parte dei giovani. Io provo a smuovere qualcosa e forse
questa mia vicenda che ha fatto il Giro d'Italia ha potuto dare un contributo, però c'è da lavorare tantissimo, perché i media giocano su quello, sull'imbambolare le nuove generazioni. Guarda Marco, ci dai speranza e speriamo che la tua presenza anche sui social, a questo punto ci dovrai promettere di intervenire spesso anche qui sulla nostra pagina Vox, perché il nostro obiettivo è quello di far sì, noi non siamo un partito, quindi per noi è importante sostenere un'idea, un principio fondante, che è quello di tornare ad avere uno Stato, come è previsto dalla nostra Costituzione del 48. Non chiediamo nulla di più di ciò che è stato stabilito dai padri fondatori di questa Repubblica. E quindi ti inviteremo ovviamente molto più spesso anche per far sì che anche i giovani si interessino. Poi dobbiamo dire che è anche un bel ragazzo, quindi speriamo anche le ragazze comincino a interessarsi di politica guardando il nostro Marco Dialuce. Forza ragazze, fate il tifo per Marco Dialuce. Allora, torniamo seri però a Marco Mori, perché qui la situazione coprifuoco rischia di creare delle tensioni notevoli, soprattutto perché i soldi non ci sono. Il coprifuoco con le false riaperture consentiranno sia ai lavoratori, ai ristoratori, di fare quei quattro spicci per non, probabilmente per pagare appena le bollette. Ma per quanto potrà andare avanti questa cosa? Io sento in giro persone che non ce la fanno oggettivamente più. Cioè, sta crescendo una rabbia sociale, ma è palpabile. È un qualcosa, io lo vedo anche per strada, gente che litiga per stupidaggini, sciocchezze, si scende dalla macchina, si urla, si fa. Prima non era così, prima le persone erano un po' più tranquille. Diciamo che si sta creando un sottobosco di rivoluzionari, che non sono più da tastiera? Ma io vi dico, sono quasi stupito che siamo arrivati così in là, cioè all'inizio, specialmente quando hanno fatto determinati provvedimenti, mi prefiguravo un collasso del sistema molto più rapido, cioè una situazione veramente di difficoltà maggiori. Probabilmente non hanno fatto i conti, uno col fatto che hanno saputo dosare le misure, cioè hanno cercato di allentare quando era il momento di allentare, poi rinaspriscono quando c'è da inasprire. Tirano la corda e mollano la corda in modo da mantenere un certo filo conduttore dell'ordine pubblico. Avessero continuato col lockdown duro tipo marzo scorso, effettivamente 2 o 3 mesi saltava al banco, questo era certo. Quindi hanno saputo dosare. L'altro è legato al fatto che comunque obiettivamente l'Italia rimaneva un paese molto ricco, dove tante persone hanno ancora qualcosa da perdere o comunque riescono a essere in una sorta di sopravvivenza in ogni caso abbastanza agiata grazie a risparmi accantonati magari a livello familiare nel tempo, quindi avere sempre qualcuno che ti dà una mano. Quindi la fascia che finisce in una situazione di difficoltà grave, che potenzialmente non avrebbe più nulla da perdere e quindi disposta anche azioni un pochino più estreme, rimane esigua e quindi comunque tutto sommato controllabile dalle istituzioni. Questa è un po' la situazione che vedo. È chiaro che non è che puoi andare avanti così in eterno. Quindi, in sostanza, sono anche, se vogliamo, da un certo punto di vista, molto curioso di vedere cosa ipotizzeranno e cosa penseranno. Si può credere che, passati all'incasso delle misure politiche che, stanno portando avanti in forza di questa emergenza, effettivamente si andrà verso una sorta di reddito universale a livello europeo, che è un po' poi, una teoria già praticata nel tempo dai liberisti, cioè il liberista classico alla von Hayek, cosa vuole? Vuole sì, chiaramente il controllo, il potere, il controllo degli strumenti principali di produzione, il controllo delle grandi risorse energetiche, il controllo politico, ma vuole anche che il popolo, che deve stare a cuccia e avere meno diritti possibili, comunque non si ribelli, non lo vada a impiccare. Quindi una sorta di reddito universale che garantisca alle persone, la non reazione diventa socialmente indispensabile. Collegato magari ovviamente anche a tutto un sistema di Controllo. divertimenti alternativi, no? Che la rete può dare, che comunque la tecnologia può dare, che la società può elargire a poco costo, che comunque fanno in modo che la gente sia disinteressata e quindi guardi a queste cose, si diverta comunque, se ne possa stare tranquilla. È chiaro che la transizione principale era legata alla distruzione delle piccole e medie imprese. Perché il concetto era che la piccola e media impresa, oltre a togliere una fetta di mercato ai grandi gruppi di potere, aveva anche una grande indipendenza politica. Cioè, se io sono padrone di me stesso, bene o male, ho voce in capitolo un po' su tutto.
guardate anche come possiamo essere noi, no? Nell'ottica, un avvocato, il suo studio, sei di fatto una piccola impresina, piccolina, che tendenzialmente chi se ne frega di quello che vogliono gli altri, io dico quello che penso io. E questo moltiplicato per tutte le piccole e medie imprese italiane diventava un problema, quindi anche proprio un problema politico, quindi la distruzione ha un impatto anche legato al controllo generale. Poi Draghi l'aveva già detto, no, in tempi non sospetti, che addirittura le piccole e medie imprese doveva sparire perché non competitiva rispetto ai grandi gruppi che lo sono molto di più. Quindi vediamo che questo percorso viene portato avanti. Completato questo percorso, lanciati definitivamente gli Stati Uniti d'Europa, poi a quel punto dovranno trovare qualche sistema di calmare le acque. Mi ha colpito in questi giorni, devo dire, sempre per strizzare gli occhi ai più complottisti a livello storico, no? Quelli ancora che anni fa tiravano fuori il discorso del cipino, quando anch'io gli dicevo, ma mi sembra un po' una pazzia, però oggi se ne parla abbastanza nettamente in collegamento al pass vaccinale. Ecco, tirando fuori loro, un articolo che mi ha colpito in questi giorni è quello del Sole 24 Ore, che se ne esce fuori di punto in bianco e mi dice che nel 2100 la popolazione mondiale sarà dimezzata. Al che io rimango allibito, perché dico, cavolo, fino all'altro giorno mi stavate dicendo che saremo N miliardi, che aumentiamo in numero esponenziale, ora mi spiegate come pensate di ridurla, che ne so, in Thailandia, piuttosto che in India, piuttosto che in Cina, nei prossimi anni, in un periodo così breve? Punto di domanda gigante. E quando, sapete, cominciano a buttartela lì a livello giornalistico... Si chiamano finestre di Overton. Sì, qualche perplessità comincia a venire, perché poi, ora, come avete visto, si fa presto a perdere le libertà fondamentali, che a un certo punto, tra qualche tempo, ti dicono che in nome dell'emergenza climatica è necessario castrarci, e diventare tutti sterili, non è che ci sia così da pensare che siamo fuori. In Italia probabilmente molti andranno bene, no? Non è impossibile, perché l'abbiamo visto, basta la giusta emergenza e poi è possibile qualsiasi tipo di provvedimento politico. Quindi non è che devi andare ovviamente a sterminare la gente coi gas, intendo, però puoi con la giusta emergenza riuscire a far accettare scelte politiche che altrimenti non sarebbero ricevibili. D'altronde il controllo delle nascite in Cina già esiste, non è che sia qualcosa che non esiste, no? Lo sappiamo. Può essere esteso a questo punto a livello globale, in nome di un'emergenza climatica. Quindi è questo poi la rotta che vanno, chiaramente meno persone significa più facilità di controllo, perché se sono meno è più difficile che ti facciano la rivoluzione, banalmente. Riesci a dargli il necessario per farle stare tranquille, con più semplicità. Cioè, questo è un disegno folle, ma nella storia umana, tutta la storia umana è stata di questo, no? Possiamo dire che ci sono, a queste tue parole, anche però delle possibili limitazioni, nel senso, ricordiamo che ogni popolo ha la sua natura, quindi tu parli di Stati Uniti d'Europa, io credo che la Corte Costituzionale tedesca abbia già ben delimitato quelli che saranno i cardini della futura Unione Europea, che non sarà mai uno Stati Uniti d'Europa con una fiscalità comune e quindi con dovrebbero imporre... Non credo che la Germania... Non credo che la Corte tedesca, come d'altra parte anche la nostra, possa poi fermare nulla. Nel momento in cui vai avanti con il progetto, che per inciso la dirigenza tedesca vuole, la Merkel ne parlava già da anni, la Corte tedesca cessa semplicemente di esistere come la nostra. Quindi viene creato un nuovo Stato, basta, è un passaggio parlamentare, esclusivamente parlamentare, il diritto non interviene più perché dovrebbe intervenire l'ambito penale. Beh, interverranno i popoli, Marco, interverranno questa, i popoli. Questa è sempre una speranza, è sempre una speranza, il popolo però anche lì a livello storico si insegna, si impara che il popolo reagisce quando è veramente allo stremo. Non c'è mai stata una rivoluzione senza toccare il fondo e guardate che per toccare il fondo ce ne vuole ancora, specialmente se continuano con questo dosaggio molto intelligente delle risorse. Cioè nel passato tante dittature hanno fallito perché non hanno saputo controllare il disagio del popolo. In questo oggi sono molto più bravi, hanno imparato dalle esperienze del passato e sono più efficaci. I metodi sono un po' quelli anche comunicativi che abbiamo visto ad esempio con il nazismo o altro, cioè la Goebbels, però hanno affinato e hanno una grande tecnologia con loro, oltre al fatto che la tecnologia consente con più facilità di dare alle persone comunque qualche cosa per cui essere in ogni caso felici di vivere. Quindi è complicato il discorso, condivido anch'io che ci sono molte criticità, che tutto possa finire nel caos, è possibile. Cioè nella storia ed è auspicabile anche. È auspicabile, è possibile, i tentativi di dittatura sono sempre finiti male. Poi vabbè, auspicabile dipende da che livello di caos, chiaramente, questo è ovvio ed implicito. Però la situazione è sicuramente cambiata. Per la prima volta nella storia hanno una possibilità di successo, purtroppo.
se noi continuiamo a non capire che comunque dobbiamo in ogni caso intervenire in difesa della nostra libertà prima di essere con le spalle al muro. Quindi prima che tutto sia consumato e sia compiuto, dobbiamo saper leggere gli eventi con un po' di anticipo. Altrimenti sarà sempre più dura, perché poi considerate l'impatto tecnologico che può avere su una dittatura oggi. Cioè la dittatura del passato manda le persone in strada, chi deve controllare il popolo, devono infiltrare i dissidenti, tutto un lavoro complicato che si fa sulle singole persone. Oggi con il controllo capillare che può dare l'elettronica, il controllo, pensate all'impatto di un cippino sottocutaneo, roba del genere, allo stesso 5G e la capacità di trasmissione dei dati molto più rapida, sarà possibile un controllo capillare a livello tecnologico. Dove a quel punto veramente se tu bisbigli con un amico al bar che vuoi fare un'iniziativa di protesta ti vengono a prendere dopo 5 secondi. Cioè è tecnicamente, scientificamente possibile. Questo potrebbe dare una svolta in un qualcosa che nella storia fino ad oggi non era mai successo, non era mai riuscito. Quindi qualche chance ce l'hanno. Io vedo le crepe, ti dico la verità, le vedo più nel loro gruppo, all'interno dei gruppi di potere economico, che non sono coesi. Cioè, loro sono tutti d'accordo che noi gli stiamo sulle balle, vabbè. Certo. Gli stiamo perché la plebe non deve decidere. E quello non c'è dubbio. Però fra di loro si fanno anche delle guerre notevoli. Dei dispettucci, sì. Capire gli schieramenti, perché una volta, non so, se c'era la guerra fredda, URSS, USA, sapevo chi era da una parte e sapevo chi era dall'altra. Quando ciò Amazon piuttosto che Facebook, piuttosto che YouTube, Google, eccetera, eccetera, o le grandi corporation dell'energia o altro, o banche d'affari, BlackRock, JP Morgan, io non so come sono gli schieramenti in campo. Chi è alleato di chi? Chi è da una parte? Chi è dall'altra? Abbiamo chi è sopra tutti? Categoria. Chi è sopra tutti quanti? Sopra, non so se può esserci un sopra o un sotto, ci sono alcuni che hanno fondato le principali associazioni di categorie, li conosciamo, cioè per dire l'importanza di Rockefeller, per esempio, nell'ambito della creazione della trilaterale, del gruppo dei 30, dello stesso gruppo Bilderberg, no? Con nomi di fondatori, tra cui c'era dentro anche Kissinger, cioè abbiamo un elenco di persone che hanno influito di più, però siamo in un mondo di squali, cioè di grossi squali, che comunque non è che navigano su accordi di base, ripeto, contro gli stati perché sono dei baluardi democratici, contro la sovranità popolare, eccetera, eccetera, ma anche fra di loro si combattono. Ecco, in questa battaglia potrebbero aprirsi poi degli spiragli o degli scenari non prevedibili anche per loro, perché noi siamo abbastanza sotto controllo, tutto sommato, purtroppo, nonostante noi nel nostro piccolo cerchiamo tutti e quattro e anche tutti gli altri nostri che seguono le nostre battaglie, cerchiamo di darci da fare. Però tendenzialmente non abbiamo grossi margini operativi, perché siamo molto confinati anche nell'attività divulgativa. I grossi gruppi hanno comunque i mezzi per contrastarsi in modo aspro. E non so, un esempio banale però degli ultimi giorni, c'è il discorso Pfizer-AstraZeneca. A un certo punto il Pfizer, che ha effetti collaterali ufficiali più pesanti dell'AstraZeneca, cioè se noi guardiamo i primi studi, quelli ufficiali, non quelli miei chiaramente, 100.000 somministrazioni, oltre 700 casi di effetti collaterali con il Pfizer, di cui il 6-7% gravi, ok? Che tra l'altro sono più dei numeri per cui fanno una zona rossa, ma vabbè, chiusa questa, in ogni caso questa nota di colore, questi sono i dati. L'AstraZeneca era la metà, poco più di 300 effetti collaterali, di cui sempre circa 6% gravi, su 100.000 casi. Quindi era peggiore il Pfizer dell'AstraZeneca, secondo i primi dati ufficiali dell'osservatorio, che io certo. Mi sono caricato anche per questioni di lavoro. Perché l'AstraZeneca esce fuori in modo più netto in quel momento sui giornali? Perché evidentemente c'era una battaglia di interessi economici, benché alcuni azionisti siano coincidenti tra Pfizer e AstraZeneca, per abbattere uno piuttosto che l'altro. Poi può essere che il Pfizer era più costoso e gli voleva, conveniva di più rispetto all'altro, però si sono scannati in quel contesto certamente dei poteri economici che hanno utilizzato le televisioni per loro uso e consumo. Questo è un piccolo esempio, ma ne possiamo vedere moltissimi di queste circostanze, di questi casi, e facciamo molta fatica noi da fuori, nel nostro piccolo, quindi a identificare gli schieramenti, le alleanze che cambiano, perché ormai questi grandi gruppi economici sono sostituiti agli stati. Cioè la grossa novità sociale su tutto il pianeta è che non è più lo Stato il centro, no? del nostro costrutto sociale, sono diventate queste multinazionali che hanno il potere di uno Stato. Cioè una BlackRock spostando i suoi capitali o facendo azioni di qualsiasi genere a livello di investimenti, speculazioni e altro, è in grado di mettere in ginocchio qualsiasi nazione. Poi controlla, cioè, questo è uno scenario incredibile. BlackRock controlla l'80% della comunicazione della stampa mondiale, in pratica.
ed è azionista sia di AstraZeneca che di Pfizer, per dire, no? Come c'è dentro JP Morgan, Bank of America, cioè comunque sia, hai questi grandi gruppi che sono stati, sono proprio una nuova conformazione, non era mai successo nella storia, non era mai stato possibile essere così grandi, anche perché non c'era la tecnologia per essere così grandi. Non potevi essere sovranazionale fino a questo punto, perché le distanze erano enormi. Quindi oggi è proprio cambiato il paradigma, andiamo verso qualcosa di difficilmente anche immaginabile nell'evoluzione, ecco, no? Molto distopica come realtà. Difficilmente immaginabile, ti fermo, visto che mancano pochi minuti alla chiusura, vorrei fare a tutte e tre una domanda. Come immaginate il futuro dell'Italia da qui al 2023, quando ci saranno le elezioni, si spera, a meno che non arrivi chissà quale cataclisma che ci impedirà perfino di votare, e a questo punto comincio a pensare che lo stiano preparando. Chi vuol cominciare? Giuseppe, vai. Inizio da io. Al 2023, che succederà in Italia? Ma guarda, io vorrei essere ottimista, però temo purtroppo che nel breve periodo abbia ragione Marco. Poi la storia insegna che le rivoluzioni avvengono dal giorno alla notte, quindi è possibile che tutto muti nel giro di 24 ore. Però per come sono messe le cose è molto difficile, perché se noi pensiamo oggi che abbiamo due partiti, che oggi c'era una bella immagine che è stata postata sui social, dove c'erano Beppe Grillo e Salvini, entrambi con la felpa, o l'altro aveva un bel cartellone dove diceva fuori dall'euro, fuori dall'Unione Europea. Ma questo non era 10 anni fa, era appena 3 anni fa, cioè hanno preso barche di voti proprio per la loro contestazione dell'Unione Europea. Poi qualcuno era un po' modulata, qualcuno diceva fuori in maniera definitiva, qualcun altro poi diceva beh, comunque bisogna rivederla, bisogna cambiarla da cima a fondo. Però oggi, se noi andiamo a vedere quello che questi signori dicono, è totalmente l'opposto. Quindi nonostante io vorrei essere ottimista, in realtà poi l'unico modo, diciamoci la verità, l'unico modo per cambiare paradigma sarebbe quello di uscire dall'Unione Europea. Perché? Non tanto perché io veda l'Unione Europea come una matrigna, tu sei bravo a disegnarla come quel mostro che, insomma, che tutto... L'ho disegnata in ogni modo l'Unione Europea, anche in modi che mi hanno portato sulle colonne del New York Times. Lo so, è molto bello. Però, ecco, magari... eliminiamo un attimo quell'immagine metaforica. L'intento magari inizialmente poteva essere un positivo, no? Poteva avere un senso. Tu dici? Guarda, io non lo so. Io sono convinto che sia stata la più grande truffa commessa ai danni di interi popoli europei. Voglio fare un tema, perché inizialmente si parlava dell'unione dei popoli, no? E qualcuno ci ha anche creduto, però quello che è oggi è soltanto un meccanismo di controllo. Ecco perché dico io, anche se nelle intenzioni, poniamo che le intenzioni potevano essere anche buone, oggi tuttavia quello che risulta oggi, quello che è diventata oggi, è un organismo di controllo che è in mano ai poteri finanziari, cioè non è un'unione di stati. È un organismo controllato dalla finanza e quindi dalle multinazionali di cui parlava Marco, che controlla gli stati. Ecco perché l'unica possibilità che abbiamo è quello di sganciarci e tornare a essere uno stato, perché non siamo più uno stato. Il nostro Parlamento, diciamoci la verità, è eterodiretto. In Italia non si decide più nulla, perché le cose più importanti è in tema di economia, e in tema di sanità, e lo abbiamo visto, perché accanto al Green Pass, se andiamo a leggere, tornando a questo decreto che presenta alcuni aspetti anche inquietanti, parla già del pass europeo, che sì. Dice questo decreto dice intanto provvisoriamente abbiamo il pass regionale, ma questo poi verrà sostituito dal pass europeo secondo le indicazioni dell'Unione Europea. Quindi oggi l'Italia, il nostro Parlamento, non decide più nulla, perché tutto quanto si decide dall'alto, ma lo decide un ente che
fatto, perché avrebbe anche un senso, no? Pensiamo agli Stati Uniti d'America, perché il sogno di tutti gli europeisti era quello: dobbiamo fondare gli Stati Uniti d'Europa perché dobbiamo contrastare le grandi forze. Allora, quando c'era ancora la guerra fredda, le grandi forze erano l'Unione Sovietica da un lato e gli Stati Uniti dall'altro lato. Ora l'Unione Sovietica non è più Unione Sovietica, è uno Stato sovrano, ancora abbastanza potente, ma non è l'Unione Sovietica, non è quel mostro che faceva paura, che era posizionato ad est quasi che volesse aggredire l'Europa, o così ce la raccontavano almeno, no? Ma quello che oggi c'è non è un'unione di Stati, è soltanto una unione artificiosa controllata non da un organo che è fatto dai rappresentanti di tutti gli Stati, ma da un organo che a sua volta è controllato dall'alta finanza. Perché se pensiamo che la BCE è in mano alle banche private e che quindi chiede effettivamente al potere di schiacciare quel bottone, come diceva Marco, cioè di stampare moneta, non è uno Stato e non è neanche un organo fatto dai rappresentanti di tutti i vari Stati, ma è un'entità esterna agli Stati, è un'entità composta dalle banche che sono private. Quindi, e quelli e che cosa fanno? Che stampano moneta e ce la prestano, e la prestano agli Stati. È come se... Sì, ma tu non hai risposto alla domanda, Giuseppe. Cosa accadrà secondo te? Rivoluzione? Cosa accadrà? Secondo me, allora, secondo me nel breve periodo non potrà accadere nulla. Perché okay. Per quanto esistano forti, esiste tutta un'area sovranista che spinge per l'uscita dall'Unione Europea, io credo che da qui a quando si voterà non avrà la forza di riuscire ad avere il controllo del Parlamento e quindi per portare fuori l'Unione, portare fuori l'Italia dall'Unione Europea. Si potrà sicuramente avere rimanendo, ecco, dando buona fede, mantenendo gli impegni e mantenendo le promesse che non hanno mantenuto né la Lega né il Movimento 5 Stelle, si potrà avere un'area importante che in Parlamento dà battaglia sui temi dell'Unione Europea. Ma nel breve quindi periodo, prima del 2028 non ne usciamo, non subito, a meno che prima del 2028 almeno succede qualcosa che in questo okay. momento no, né io ho capito, neanche Marco, riusciamo a prevedere. Io credo che sarà ancora un po' lunga la battaglia. Marco Dialuce, tu come pensi che accada, cosa pensi che succederà, o cosa vorresti anche cosa speri? Ma io vedo Mario Draghi presidente della Repubblica, forse l'unica cosa certa che sappiamo è questa qui. Allora, è molto difficile, naturalmente, anche su elettori che sono stati traditi prima dai 5 Stelle, poi da Salvini, visto che si sono rilevati dei Volta Gabbana, no? Questo è chiaro. Devono spostarsi qui gli elettori e il passaggio sembra quasi non lo so, bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo, bisogna capire che c'è una classe politica che ha ingannato e che sta lì proprio perché serve quegli centri di interesse economici di cui diceva prima Marco. Questo è il grande inganno, è difficile da accettare da parte dell'elettore. Anche io i primi periodi dicevo ma Marco Mori sta esagerando, come può pensare che Borghi, Bagnai, questi signori qui siano dei fantocci? Però sempre con un orecchio l'ho ascoltato e alla fine aveva ragione. Penso che il problema è sempre quello, cioè gli organi di stampa ormai hanno indottrinato le masse, anche a me in università dicono che dobbiamo cedere sovranità, dicono dobbiamo smantellare lo Stato com'è. Dobbiamo smantellarlo perché quella è la via, e si appellano persino all'articolo 11 che parla di limitazioni in condizioni, no, di parità, diciamo, non certo di cessioni. Il discorso è questo, dobbiamo mettercela tutta, magari partendo anche da un malcontento popolare che è questo delle restrizioni. Ormai fortunatamente qualcuno si è svegliato, io penso che più del 50% degli italiani non siano d'accordo con questi, perlomeno con il coprifuoco non siano d'accordo, quindi dobbiamo intercettare questo malcontento come hanno fatto quelli che poi hanno imbrogliato gli elettori per incanalarlo in un'esperienza politica
innanzitutto in buona fede, giusta, genuina e democratica, prima di tutto, e costituzionale, ovviamente. Perfetto, allora con Giuseppe Sottile vediamo che prima del 2028 non usciamo dall'Unione Europea e dall'Euro, con Marco Dialluce scopriamo che Mario Draghi diventerà il Presidente della Repubblica. Marco Mori, te prego, perché se no vado a prendere la cicuta e vi saluto. Dammi una speranza di rivoluzione. Ma io sono quello più pessimista di tutti, come sempre, quindi lo so. Cosa ti devo dire? No, vabbè, il problema è che quello che tu dici poi si avvera spesso. Sì, vabbè, il Covid è andato abbastanza oltre quello che potevo immaginare, cioè il percorso è questo, non pensavo un'accelerazione così, che probabilmente gli è capitata lì e la usano. Però, boh, cioè, nel senso, finché tanto la gente si comporta come un branco di pecore al pascolo, io non vedo grosse speranze. Inizierò a essere ottimista. Perché tu non ami il presidente Conte. Non ti piace Conte, quel bravissimo presidente Conte. Ma Conte ora, vabbè, ce l'avremo. Degli ultimi 75.000 anni. Ce l'avremo soltanto come capo politico del Movimento 5 Stelle. Vabbè, quindi questo sarà il suo ruolo. Mi preoccupa molto di più avere un uomo di Goldman Sachs alla presidenza del Consiglio, un uomo del gruppo dei 30, uno dei fedelissimi dei grandi gruppi internazionali che vi dicevo prima, certamente non qualcuno che fa gli interessi nazionali, qualcuno anzi che per quanto fatto anche sul ricatto estorsivo del 2011 sui nostri titoli di Stato dovrebbe essere stato processato, già condannato, cioè oggi doveva scontare la sua pena, non essere alla presidenza del Consiglio, voglio dire. È abbastanza banale, lo dico sempre pubblicamente con tranquillità, perché sfido chiunque a contestarmi in un dibattimento queste circostanze. Draghi è un traditore della nostra nazione, lo definiva benissimo Cossiga, il vile liquidatore dell'industria pubblica italiana. C'è uno che da direttore del Tesoro era sul panfilo Britannia a tramare la svendita della nostra industria pubblica, quello da dove è cominciata la crisi. Cioè Draghi dovrebbe essere cacciato a pedate da ogni carica che abbia interesse arrestato. Quindi, insomma, sì, arrestato perché c'è un codice penale, nel senso, io lo dico, parlo di arrestato perché esistono i delitti contro la personalità giuridica dello Stato, se non li ha commessi lui, stracciamo quelle pagine del codice perché sono inutili. PM fa fatica, capisco, sono reati mai applicati nella storia della Repubblica, ma magari studiassero un attimino di più anche queste cose, invece che perdere tempo magari su altre o sulle correnti politiche interne della magistratura, come abbiamo visto recentemente, forse potrebbero capire qualcosa di interessante anche su questo ed intervenire, perché ricordiamo che l'indipendenza dei poteri dello Stato avrebbe consentito alla magistratura di fermare il colpo di Stato, perché io lo dico sempre, la via politica è quella più difficile, la via giudiziaria a leggi vigenti sarebbe applicabile domani mattina, ma evidentemente se tu hai in mano il potere di diffusione di informazioni e quindi hai in mano le menti della popolazione, avrai in mano anche le menti di gran parte della magistratura e quei pochi magistrati che certe cose le hanno capite non hanno il coraggio di muoversi da soli per fare quello che andrebbe fatto. Insomma, la situazione è in questo. Per cui non vedo io nell'immediato una possibilità, salvo colpi di scena eclatanti, la vedo laddove ci possono essere lotte intestine tra i grandi gruppi, ma che non riesco a immaginare nella consistenza, nelle fazioni, se no si farà il corso di tutte le dittature, dovremo farci un bel po' di anni in dittature, non sarà più una dittatura così, dove ancora, seppur censurati spesso, tu spessissimo Mario, possiamo ancora ogni tanto dire quello che pensiamo, diventerà una dittatura come tutte quelle del passato, quindi dove sarai arrestato se continuerai a fare questi discorsi. Sicuramente e poi, sì. E poi le cose potranno cambiare, perché poi nella storia i processi dittatoriali falliscono e quindi a un certo punto si arriva alla rivoluzione, è una cosa fisiologica per la natura umana. È ciclico. Stavolta c'è tutta la novità della grande tecnologia. Visto che avete dato queste tre visioni negative del futuro, io mi azzarderò a darne una positiva e quindi mi auguro che nell'arco dei prossimi 8-9 mesi succeda qualcosa di così eclatante per cui i post di Scanzi avranno solo 3 condivisioni, Mattarella non potrà più uscire dal Quirinale e i grillini cominceranno a prendere voli aerei per scappare lontano da Hammamet o Mattarella, per carità, facciamolo uscire dal Quirinale. No, deve restare. Facciamolo uscire più presto. Lasciamolo là dentro, che poi facciamo le cose uscire, dai. E quindi ci sarà un risveglio delle coscienze degli italiani che scenderanno in piazza in milioni proprio per dire a tutto l'arco parlamentare:
andate a casa sulle vostre gambine finché potete. Sono quei milioni che girano con la mascherina in macchina da soli? Esatto. Sono quelli, no, quelli che improvvisamente si risvegliano. Guarda, non solo, Mario, sai come può succedere questo? Se anche tutti quelli che hanno un bel posticino pubblico e che prendono i soldi a casa anche se non vanno a lavorare, se sospendi anche a loro, sospendi i viveri, e allora vedrai che quello che dici tu può succedere. Ma fin tanto che la popolazione, la gente è divisa fra quelli che non possono lavorare e quelli che anche se non lavorano prendono un congruo stipendio, quello che dici tu non succederà, perché quelli hanno una paura matta del Covid. Cioè, quelli non escono di casa, mettono quattro mascherine, perché tanto a fine mese lo stipendio riarriva uguale. Sì, però aspetta, che quando e se dovesse passare l'idea di rimettere l'IMU sulla prima casa, o se dovessero arrivare veramente le cartelle esattoriali, quelle che sono state tenute ferme fino ad oggi, o se ancora il blocco dei licenziamenti in qualche modo finisse, ragazzi, oggi abbiamo notato, è uscita la notizia che ci sono altri 250.000 posti di lavoro in meno. La disoccupazione giovanile sta ritornando al 30% come al periodo di Monti. Io ve lo dico, sono quasi convinto che le cose, ma perché Marco dice giustamente, sono bravi a tenere, ma la realtà corre molto più veloce della loro capacità, sì, di tuffare. Loro la proprietà privata la devono eliminare, dichiarato, esatto, quindi questo vanno. Esatto. Però interverranno con reddito universale. Vedremo se sono in grado di farla questa cosa, perché per reddito universale tu intendi un reddito mondiale o solo europeo? Lo schema è globale, ma magari noi, l'Europa potrebbe cominciare. Già globalmente non potranno fare perché ci sono due mostri che impediranno questa sì, cosa. Sì, sì, no, questo vabbè, apre anche scenari in chiave geopolitica. Esattamente. Tutto, sì, certo. Abbiamo certo. Russia e Cina che non potranno mai volere una cosa simile. Perché qui andiamo ancora sul maggior pessimismo, cioè lì poi si rischia anche un conflitto militare ancora peggio. Ma guarda, non credere che ci siamo così lontani. No, purtroppo anzi, no. Anzi, a proposito... E poi finiamo perché già un'ora e 10 minuti. Avete sentito quello che sta accadendo nella contea di Maricopa negli Stati Uniti, del processo, delle cose? Sono state praticamente ricontate tutte le schede, eccetera. Non so se sia notizie, perché qui sui media italiani si trova poco. Quindi se qualcuno si informa, pare che ci siano andati avanti sul controllo dei cosiddetti voti presi da Biden piuttosto che da Trump, e nella sola contea di Maricopa siano stati trovati qualcosa come, non so, 190.000 voti fasulli già pronti e registrati. Però i tuoi amici grillini sono d'accordo, stanno spingendo per il voto elettronico, Lo so, l'ho vista Pisa, ma giustamente è una garanzia il voto. Ma scusate, ma se non riescono a truffare i voti, ma chi li vota più davvero? Cioè, onestamente, è giusto che ci provino, Ma quelli ormai quando assaggi il sapore della poltrona, si vede che queste poltrone a Montecitorio sono buone, sono molto saporite, capito? Per quello non si possono allontanare, ormai l'hanno trovata, gli piace, sono innamorati, capito? Tutti uguali diventano. Sapete per chi è che non diventa così? Quelli che, diciamo, che del potere e dei soldi non hanno mai avuto l'interesse, quindi chi ha poco interesse per soldi e potere può entrare là dentro e fare la differenza. Quelli che sono un po' sfigati, diciamolo chiaramente, perché uno come Speranza, ragazzi, oggettivamente sfigato, ma proprio lo vedi dalla faccia, è il soggetto, a noi a Roma lo chiamiamo il soggetto, cioè quello talmente sfigato che non viene invitato neanche alla sua festa di compleanno. Questo è Speranza, ragazzi, oggettivamente, guardatelo in faccia. E questo fa il ministro. Se uno si limitasse a leggere quello che ha messo nel suo libro, penserebbe che un sociopatico simile non può essere ministro, non lo può fare. Comunque, la puntata su Speranza la faremo quando sarà mandato a casa, spero. Presto, perché oggettivamente non se ne può più. No, lo manda a casa Salvini con la raccolta firme adesso. Sì, sicuramente, vabbè, lasciamo stare. Allora, ragazzi, io vi ringrazio per questa ora passata insieme, spero che i nostri ascoltatori siano stati contenti di aver osservato anche questo nostro giovane combattente guerriero che è Marco Dialuce, che in qualche modo ha dato già un primo scossone a quello che è questa puttanata, perché possiamo dirla tranquillamente, il coprifuoco è una puttanata dittatoriale inaccettabile, credo che possiamo essere d'accordo su questa definizione. Quindi volete dire un'ultima cosa a chi ci ascolta per salutare? Posso dire un secondo? Allora, ringrazio di cuore per l'opportunità,
Dico che non sono molto fluido, io solitamente parlo proprio, io son logorroico, però l'emozione è tanta, io ho molta stima in tutti voi e ripeto, sono cresciuto io con l'avvocato Mori, con l'avvocato Sottile, scusami, e poi con le tue vignette. Quindi grazie, per me è stata un'emozione enorme e spero di aver dato un contributo in questo senso, appunto. Grazie assolutamente, ancora. Lo hai assolutamente dato, te lo garantisco leggendo i commenti. Grazie mille, allora, grazie. Grazie a tutti, buon fine settimana, buona cena per chi sta andando a cenare e noi ci vediamo presto sempre qui sulla pagina Vox Italia. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti.